Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono ovviamente Nicolas, come sempre. Oggi siamo qua il 25 dicembre per fare un video molto particolare. Oggi infatti vi racconterò 5 curiosità che non sapete sul Natale, ma in realtà una è falsa. Quindi scrivetemi qui sotto nei commenti quale secondo voi appunto è la curiosità falsa e vediamo quante persone si azzeccano. Quindi direi di partire con la sigla, spero vi piaccia questa nuova postazione con la nuova TV, quindi let's go e partiamo subito. Partiamo con la prima curiosità. A Natale, come sapete tutti, si festeggia la nascita di Gesù, ma in realtà Gesù non è nato in quel giorno. Infatti dovrebbe essere l'inizio dell'anno. L'anno inizia con la nascita di Gesù, ma in realtà non è così. Infatti Gesù non è nato né il 25 dicembre né il 1 gennaio, ma è nato tipo a novembre. Seconda curiosità. Babbo Natale originariamente aveva l'abito, cioè il vestito, di color verde. Poi la Coca-Cola l'ha colorato, diciamo col colore rosso, il colore appunto della Coca-Cola, per un manifesto, per una pubblicità natalizia. Ed ecco qua che Babbo Natale è diventato rosso. Lo so, anche qua vi ho sconvolto la vita, ma vabbè. Abbiamo la terza curiosità. Questa è molto corta, però comunque volevo metterla. Babbo Natale non esiste. Quarta curiosità. Originariamente si credeva che se non portavi latte e biscotti a Babbo Natale non avrebbe portato i doni, cioè i regali ai bambini. Penso che in questo video io stia sconvolgendo la vostra vita in una maniera assurda, la vostra intera esistenza, la vostra intera credenza nel mondo. Questa è l'ultima e la quinta curiosità. Il vero nome di Babbo Natale in realtà è Nicolas, o Nicolas, Nicola, come lo volete chiamare, un nome tipo Nicolas. Infatti originariamente Babbo Natale era chiamato San Nicola, una cosa del genere. Infatti in alcune parti d'Italia viene ancora San Nicola a portare i doni. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Ora vado nel montaggio del video. E niente. Spero vi sia piaciuto questo sfondo natalizio. Non è natalizio, che cosa sto dicendo? Bene, spero che vi sia piaciuto questo sfondo, anche se non c'entra un fico secco con Natale. Quindi mettiamo lo sfondo natalizio, se ce l'abbiamo. Non abbiamo niente. Ecco, tipo possiamo mettere magari, ecco, questo che è un po' il centro con Natale. Bene, noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, vi raccomando, lasciate un mi piace e scrivete nei commenti la curiosità che secondo voi è quella errata. Spero vi sia piaciuto. Scrivete quindi qui sotto nei commenti la curiosità che secondo voi è falsa. Noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Iscrivetevi al canale, lasciate mi piace, lasciate un commento, quello che vi pare, condividete il video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.